Cari radioascoltatori, eccoci ancora qui per la rubrica Medicina Regione Lazio e Virginia per Radio Roma Capitale. Anche oggi, sempre in compagnia dei professionisti del settore, affrontiamo tantissimi argomenti di quello che è il settore sanitario e insomma la medicina. Intanto qui con me accanto a svolgere il suo intervento, insomma a farci conoscere la sua professione, la fisioterapista Barbara Matteucci, presidente dell'associazione La Piuma Viterbo Percorsi Riabilitativi, dove all'interno di questo centro già da un po' da qualche anno viene utilizzato un metodo multidimensionale per affrontare quello che è il morbo di Parkinson. Benvenuta Barbara. Ciao, ben trovata a te. Grazie per essere qui con noi. Insomma, abbiamo sempre bisogno di professionisti del settore che ci aiutano anche un po' a districarci, ad aiutarci, magari ci danno dei suggerimenti, no? E, per intervenire in situazioni in cui magari siamo anche coinvolti in prima persona. Sì. Allora tu davvero con la tua professione, con la tua opera fai qualcosa di bello, di importante, e infatti effettui la tua pratica, insomma la tua fisioterapia, la tua professione a favore del morbo di Parkinson. Sì. Quindi per trattare questo morbo. Sì. Raccontaci un attimino, facci orientare in quello che è la tua attività. Sì, prima però vorrei fare una precisazione, meglio non parlare di morbo di Parkinson, okay, ma di malattia di Parkinson, okay, o meglio ancora di persone con Parkinson. Ecco, perché questa specifica? Allora, il morbo dà l'idea di una malattia che si può trasmettere, ad esempio, cosa che non è trasmissibile. No, non è una malattia trasmissibile, quindi questo intanto è già una prima... Lo chiariamo, brava. Sì. E poi, diciamo, i pazienti non amano sentirsi appellati con il morbo di Parkinson. Certo, cioè, che però è una dicitura che insomma nella medicina diffusa, esiste. Sì, esatto, non è che per tu hai sbagliato. No, per identificare proprio però, questa patologia, infatti, come la vogliamo dire. Sì, è una patologia. La malattia di Parkinson è una malattia neurologica, okay, e quindi attacca, diciamo, il sistema nervoso, in particolare il sistema nervoso centrale, delle strutture molto profonde dove viene prodotta la dopamina, che è un neurotrasmettitore. Lì in queste strutture, quando si sviluppa la malattia di Parkinson, in pratica c'è una perdita della quantità di dopamina prodotta, e questo fatto fa sì che, siccome la dopamina controlla alcune funzioni come il movimento, ma anche, se vuoi, la sensazione di piacere, il sonno, una serie di funzioni anche cognitive come la memoria di lavoro, l'attenzione, eccetera, venendo meno la dopamina si hanno poi una serie di sintomi specifici. Certo. Che poi ne parleremo. Certo. Su questa malattia, ed è una malattia neurologica, ma è neurodegenerativa, ossia è una malattia che cosa che vuol tende, dire esatto? Sì, è una malattia che è cronica e tende a peggiorare nel tempo, quindi inizialmente i sintomi sono lievi e poi via quindi, via, insomma, andiamo incontro a vari stadi, a giusto? A vari stadi, esattamente, quindi all'inizio arrivano i primi sintomi, questi sono i tipici sintomi che tutti noi poi conosciamo, no? Il tremore. Certo. Il principale, il tremore al riposo, anche se non sempre il tremore è presente, per esempio nella malattia di Parkinson. L'altro sintomo è la bradicinesia, quindi movimenti molto lenti, si rallentano i movimenti, e poi la rigidità. Il paziente diventa rigido, i muscoli sono molto tesi, e insieme questi sintomi portano a problematiche sul controllo posturale, il controllo dell'equilibrio. Perdonami, sono stadi che comunque sia effettivamente si raggiungono? Allora, diciamo che ogni paziente è diverso. Il Parkinson è una malattia molto complessa e quindi non si può dire come poi si svilupperà la malattia. Alcuni, ad esempio, non sviluppano mai il tremore, per dire, no? Che in realtà, come che hai detto tu, è uno dei sintomi iniziali. Tra ognuno, tutti noi pensiamo che il Parkinson si individua proprio da quello, e invece magari non è vero, non è detto. E poi anche il discorso della rigidità, l'instabilità posturale, altre cose si possono sviluppare in maniere differenti, anche perché spesso questa malattia, essendo una malattia età correlata, cioè l'incidenza aumenta all'aumentare dell'età, spesso è associata a delle comorbidità, quindi ad altre malattie. Certo.
certo. Per cui poi i sintomi si sovrappongono e non si riesce a capire quanta parte magari dipenda dal Parkinson o da altre situazioni, e quindi ogni paziente a sé. Infatti si dice proprio che la terapia per il Parkinson deve essere una terapia fatta proprio su misura. Non esistono terapie uguali standard, insomma. No, si è cercato, chiaramente esistono delle scale che diciamo descrivono la stadiazione, no, del Parkinson, certo. Ma sono molto approssimative, non, sì, si usano, ma diciamo poi ogni paziente va seguito in maniera soggettiva, individualmente, sì, in base, sì, a quello, sì, che è il suo stadio, il suo stato, il suo stato anche emotivo, anche psicologico. Sono situazioni molto molto diversificate. Certo, sì. Allora, in questo caso la tua figura da fisioterapista dove interviene e come interviene? Ok, allora intanto scusa, faccio un'ulteriore precisazione. Vai, noi siamo contenti. Che è il fatto che adesso abbiamo parlato di sintomi motori, ma esistono anche sintomi non motori, quindi sintomi che riguardano il sistema vegetativo, viscerali, quindi stipsi, problemi urinari, disfunzioni sessuali, hanno problemi, per esempio perdono l'olfatto, anche questo, no, è una cosa, e tanti altri sintomi sul cognitivo, anche problemi, certo, di tipo cognitivo, eccetera. Non è una malattia di cui assolutamente si muore, per cui è una malattia che cronicizza e si può andare avanti, però chiaramente arrivano tutta una serie di sintomi che si sovrappongono e rendono appunto molto complessa questa malattia. Certo. Una malattia anche molto complessa da gestire in famiglia, perché quando arriva una diagnosi di Parkinson, questo non riguarda solo il paziente, ma riguarda tutta la famiglia. C'è un momento di sconcerto, non si sa che cosa accadrà nel futuro, molta ansia. Il paziente, tra l'altro, la persona con Parkinson tende ad avere problemi di ansia e depressione. Noi come associazione cerchiamo proprio di, si chiama La Piuma la nostra associazione, perché, infatti, a Viterbo, giusto? A Viterbo, sì, a Viterbo, perché cerchiamo di andare incontro alle famiglie, alle persone con Parkinson e alle loro famiglie, per alleggerire questa situazione che si trovano a vivere in tutti i vari stadi. E come fisioterapista, insieme alle mie colleghe, quindi psicologhe, logopediste, abbiamo un neurologo anche di riferimento, neuropsicologo, eccetera, cerchiamo proprio di offrire alle persone con Parkinson e ai familiari un approccio multidimensionale alla malattia, nel senso che per affrontare una malattia così complessa come quella del Parkinson è necessario fare riferimento a una serie di pilastri. Quindi il primo ovviamente è quello farmacologico, e su quello non noi si può non ovviare, interveniamo, esatto. Ovviamente quello non c'è, bisogna prendere le medicine. Prendere le medicine e prenderle in un certo modo, quindi anche quello è molto importante. Noi facciamo, diciamo, più educazione su questo, come, certo, vanno prese le medicine, anche in relazione all'alimentazione, ad esempio. Certo, anche lì, diciamo, in qualche modo è una parentesi che riguarda molto l'ambiente che circonda il malato, no? Esattamente, esattamente. Infatti spesso il caregiver è quello che si occupa proprio di aiutare la persona con Parkinson a prenderle queste medicine, certo, no? Perché a volte c'è un rifiuto, oppure anche altri problemi portano a dimenticare, eccetera. Invece i farmaci non vanno dimenticati e vanno presi in maniera molto precisa. Questo è il primo pilastro. L'altro pilastro è importantissimo ed è l'attività fisica e quindi anche la riabilitazione. Un pilastro, certo, importantissimo. Tra l'altro, appunto, a parte le linee guida internazionali che appunto suggeriscono che appena ricevuta la diagnosi di Parkinson è importantissimo cominciare a fare attività fisica, se già non la si faceva prima, almeno 20 minuti al giorno, e iniziare subito la riabilitazione. Quindi questa è una cosa molto importante. D'altra parte è importante anche la socialità.
Quindi le relazioni, coltivare le relazioni, coltivare situazioni stimolanti, piene di opportunità di apprendimento, piene di stimoli anche creativi, interagire con situazioni allegre, leggere, certo. La musica, la danza, quindi tutto quello che comunque crea anche degli input, esatto, no? Sì, questo è importantissimo perché tra l'altro ricerche scientifiche recentissime hanno proprio messo in evidenza come ambienti arricchiti, no? Si dice, cioè pieni di stimoli, anche di colori, di sensazioni che possono come dire, sollecitare esatto. Proprio anche il piacere, perché certo. Nel Parkinson si tende a perdere il piacere, possono non solo dare uno stimolo e uno sprint dal punto di vista proprio del tono dell'umore, che già è moltissimo comunque, ma proprio arricchiscono il nostro cervello, cioè permettono di incrementare la neuroplasticità, cioè le connessioni neuronali aumentano. Questo è importantissimo in una malattia, certo. Per esempio, come è importantissimo per tutti, esatto. Ma in una malattia come quella del Parkinson è fondamentale, che ci presenta determinati fattori di decadimento esatto. No, del sistema nervoso. Purtroppo, Barbara, siamo in chiusura, i tempi radiofonici sono strettissimi, questa è una parentesi che non si potrebbe chiudere, comunque sia ci sarebbe tanto da dire, però voglio sottolineare anche proprio il servizio che fate a questo centro che è la Piuma, no? Sì, Viterbo, quindi sì. Un servizio a tutto tondo, quindi sì. Anche quindi vi curate anche questo aspetto ricreativo, diciamo, ristimolante, o comunque indirizzate nei canali giusti fondamentalmente. Allora, sì, però diciamo l'aspetto ricreativo c'è, ma è inserito in un ambito di riabilitazione, questo certo. Per me ci tengo molto a dirlo, certo. Non è un centro ricreativo. No, certo, esatto. È una riabilitazione che però si avvale di strumenti anche divertenti, creativi insomma e completi, esatto. Sì. Allora, Barbara, fisioterapista, 328-67-38-583 è il recapito a cui fare riferimento. Comunque sia, il centro di cui vi stiamo parlando è a via della Mazzetta 2A Viterbo, quindi completo, con team specializzati, professionisti, medici, tutti a disposizione per seguire diciamo questo stato, questa malattia, ecco. E le famiglie soprattutto, e per me tutto insieme sì, è vero. Tutto insieme. Allora, Facebook, gruppi Parkinson La Piuma Viterbo, abbiamo il sito web www.fisioterapia-olistica.blogspot.com, perché c'è sempre anche l'elemento naturale energetico che è molto molto importante, sì. E con nubi fondamentali, secondo me, non separabili, ecco, con la medicina e con le cure. Giusto. Instagram, La Piuma Viterbo APS, e l'indirizzo email matteocibarbara@gmail.com, ma anche l'indirizzo email del centro info@lapiumaviterbo.it. Noi ti ringraziamo. Grazie. Di essere stata qui con noi nella rubrica Medicina Regione Lazio. Hai dato veramente una parentesi molto molto piena, non solo medica, ma davvero proprio tanto tanto carismatica, tanto piena d'amore, ecco. Grazie mille. Grazie, a grazie presto. A te.